This is Dominic. I would like to thank the painter, Zoya Sperry, but she's also noble. She's aristocrat because she's the countess, Countess of Pula. And I would like to thank you for this beautiful portrait. I don't know what you find, why you had this inspiration to make me the two paintings that they're so wonderful. For the great, great friendship that she has for us. Thank you so much. Thank you so much. They're so nice. Two different, but both of them so wonderful. Thank you so much, Countess Zoya. We have always the inspiration and the passion and the love to paint. So we will meet in the next exhibition. Molto successo. Molto successo. Le auguriamo tutto il successo che merita ed è tanto, perché è molto brava e soprattutto queste opere, se non ci fosse dietro un cuore e una passione, sarebbero degli oggetti di antiquariato, di artigianato, e invece sono delle opere d'arte, proprio perché c'è un cuore e c'è una passione. Complimenti. Facci vedere chi sei. Tutta la famiglia reale, Sì. Tutto. Ecco qua. Piccole bestie. Piccole bestie reali. Sì. Buonasera, mi presento, sono Emanuele Di Sandro, critico d'arte, anche architetto e writer, scrittore. E con grande onore che parlo a questo parterre di altissimo livello, sono veramente onorato. Onorato perché mi ha scelto come suo critico d'arte e ne vado fiero e sono felice, la pittrice Doris Perstad, direttamente dalla Norvegia, da Edinburgh, dalla valle dell'arte, guarda caso. Mi sentite bene? Perché preferisco parlare in voce? Ok, grazie. Dunque, siamo qui oggi per parlare ovviamente di bellezza cosmica. Quindi io cercherò di fare una critica un po' diversa dal solito. Ho visto qualcuno preoccupato perché ha pensato che avrei letto 20-30 cartelle, no, state tranquilli, non sarà così. Parliamo di bellezza, intanto però è con vivo piacere e onore che diciamo ringrazio soprattutto per la sua presenza, Sua Altezza Imperiale Reale Stefan Cernetic, dico bene, ecco, principe di Montenegro e Macedonia, a cui dedicherei un applauso perché è venuto direttamente. Sua Altezza Imperiale Reale Carola, dico bene? Sì. Okay, chiedo bene per la pronuncia, principessa di Montenegro e Macedonia, quindi anche a lei dedichiamo il nostro pensiero e il nostro applauso. Poi abbiamo qui degli amici eccellenti di Zoya, leggerò alcuni nomi, mi dovete perdonare, sono quasi impronunciabili, quindi abbiamo la signora Bajduk Natalia, eccola qui, quindi un applauso anche a lei, perché è venuta da Nizza, poi ancora Reznicenko Galina, eccola qua, un applauso. Giuliana Botnik, così, ok, un applauso, giustamente. Poi leggo qui un altro nome, non so se Bajduk. Sofia, se, no, pa. Ah, ok.
Poi abbiamo Roman. Ecco, un applauso perché oltretutto, oltre a essere qui prima, ci ha fatto delle cose bellissime. Grazie. Okay, se ho dimenticato qualcuno... Scusa, poi... Mio presto Madele. Mirko Bene. Mirko Geco. È un attore, un modello? No, non sono un attore, almeno, comunque faccio parte, diciamo, dei fotomodelli. Presta immagine. Perfetto, però quindi un applauso. Perfetto. Anche per... Noi abbiamo una graditissima presenza, la signora da Cannes, dico bene, vorrei però che mi aiutasse a dire il suo nome, perché... Anna Plané Rossi. Ah, ecco, ci ha pensato quindi Principe di Montenegro, un applauso. Signora, grazie. Ho dimenticato qualcuno, l'abbiamo, va bene, poi dopo pensiamo anche a artista, grande artista. Abbiamo anche questo che mi ha segnato, Elisa Fagioli, eccola qui, la scrittrice, che appunto di recente ha pubblicato Il peso di una libellula, quindi un applauso con la signora Fagioli, che è qui, un applauso con la signora Fagioli, e quindi dopo ci parlerà alla fine di questa mia critica, ci parlerà un attimo del suo libro. Dunque, parlare di Zoja Spertad veramente non è facile, è particolarmente difficile perché l'ho conosciuta nel giugno del 2022 e devo dire che sono rimasto veramente estasiato soprattutto dalle sue qualità, oltre che pittoriche, anche umane. È veramente un grandissimo personaggio, direi un mito, e diventerà sempre più un mito. Io però, prima di parlare di Zoja, come mio solito fare, vorrei leggervi alcuni aforismi, perché anch'io sono scrittore, fortunatamente ho 38 libri al mio attivo, e in particolare mi piace raccogliere un po' dappertutto questi aforismi. Intanto, ecco, questo era di una signora che incontrai qualche mese fa, che mi disse: «La bellezza è mezza dote». L'altra metà la devi conquistare nella vita. Mi è piaciuto talmente tanto che l'ho inserita nel catalogo di Zoja Spertad, la nostra pittrice venuta dal nord, dal lontano nord. E quindi mi piace raccogliere questi aforismi. Ascoltate questo. La quotidianità, questo è incredibile, la quotidianità ci impedisce di alzare lo sguardo e di vedere il possibile o l'impossibile. Ci impedisce di vedere l'inimmaginabile, la vera grande bellezza universale, di esercitare la nostra fertile creatività, di confrontarci con noi stessi, con la nostra anima, i nostri sentimenti, le nostre emozioni. La vita rimane sempre un dono meraviglioso quando si hanno passioni, obiettivi, progetti che generano entusiasmo, come fa Zoja Spertad e come penso farete tutti quanti voi, quindi viva la vita! Infine ce ne sono altre due che vi devo leggere assolutamente perché riguardano proprio la nostra artista e che penso guidino anche la sua attività, la sua mano. Nulla potrà mai fermarti, Zoja, fino a quando avrai voglia di volare alto o vorrai navigare con leggerezza sulle onde del mare sospinto dal vento dei tuoi sogni. Eccezionale. La vita è fatta di momenti difficili o strepitosi. La vita è fatta di emozioni piccole o enormi, come stasera. La vita è fatta di opportunità, ma occorre saperle cogliere, altrimenti voleranno via e non si ripresenteranno mai più. Quindi io penso che anche questo aforisma sia utile, mai utile soprattutto per me. Allora, volete accendere le luci perché magari è un po' buio, se non mi guardi. Guardi, può anche accendere, basta che non mi abbagli. No, non se non mi guardi, perché non ho visto una Le contaminazioni della sua arte sono tantissime, perché
nata a Murmansk, dico bene, e poi dopo si è trasferita, dopo vari anni, in Norvegia, quindi ha conosciuto la realtà sia di quella lontana terra, ma anche i colori norvegesi. Quindi la sua arte è stata influenzata da pittori, diciamo, delle due realtà, ovviamente da Edvard Munch, ovviamente, ma è stata anche influenzata dal, un po' dallo scibile umano, perché è una donna curiosa, è una donna che ama progredire, è una donna che non conosce solo la pittura. Mi ha anche sorpreso, per carità, non l'avevo certo sottovalutata. È una donna che conosce anche l'architettura, quindi certe volte sconfina nel mio campo, conosce il cinema, la filosofia, ecco, è bravissima, ama anche i nostri autori, Dante, Petrarca, e conosce l'etica grazie anche alla sua religione, e ancora può parlare di qualsiasi cosa che riguarda la cultura, perché vedete, la cultura è una cosa meravigliosa che distingue l'essere umano. Lo dico sempre ai miei alunni, perché ho il piacere di insegnare dopo aver fatto tanti lavori, tante attività, ma dico sempre ai miei alunni: guardate che un giorno quello che vi aprirà le porte è la cultura. Studiate e siate sempre curiosi. Ho parlato anche di Zoya Sperstad, grazie alla LIM, la lavagna interattiva multimediale, ho fatto vedere le opere e le ho commentate direttamente davanti ai miei alunni e alle alunne, che devo dire sono più brave, hanno una marcia in più, perché le donne hanno forse due marce in più rispetto agli uomini. E quindi ho fatto anche didattica, sono opere figurative. Oggi sembrerebbe quasi che l'arte figurativa non vada più di moda, ecco, siamo un termine, vi dico anche quello che penso io, perché ovviamente c'è l'arte astratta, ci sono tante forme artistiche, però Zoya vuole dare importanza all'arte, quella, come possiamo dire, quella classica. Lei ha vari modi di esprimere l'arte, conosce il mezzo aureo, la sezione aurea, ha studiato anche quella tra di noi, quindi il classicismo greco. Quindi in effetti la sua mente non studia solo, o meglio la sua psiche fa sì che non studi solo l'arte contemporanea o moderna, no, lei si spinge oltre, va in profondità, va indietro di 2500 anni. La sezione aurea è quella di cui si servivano i greci per realizzare le facciate dei templi. Il Partenone è stato realizzato grazie al frontone e la sua, diciamo, il prospetto principale grazie allo studio della sezione aurea. In più il Tempio di Artemide ad Efeso, una delle sette meraviglie del mondo. Quindi lei addirittura, io ho visto anche dei bozzetti, degli schizzi, quindi va indietro di 2500 anni, quindi spazia ovunque. Quindi io ho avuto anche modo di parlare con altre artiste che si interessano di astrattismo. Poi ho fatto delle domande, ma non le ho fatte con cattiveria, devo dire assolutamente, chiedendo cosa pensate dell'arte rinascimentale, e si sono trovati in difficoltà, devo dire la verità, mentre Zoya Sperstad si è interessata e ha studiato anche l'arte del primo e del secondo rinascimento, quindi sono rimasto sorpreso. È difficile per un uomo, no, mi metto in gioco, è difficile avere un rapporto, diciamo, culturale con Zoya, perché un uomo, vi devo dire la verità, si può sentire inadeguato di fronte alla tua apertura mentale, sta esclamando, sta dicendo è così. Quindi un uomo può trovarsi in difficoltà di fronte a un'esplosione anche di ottimismo. I soggetti di Zoya degli ultimi anni hanno riguardato il mondo femminile, che io apprezzo tantissimo,
Ecco, ho avuto la fortuna di lavorare, di studiare e di vivere tra le donne nel mondo femminile. Quindi ho avuto la fortuna di avere una sensibilità, penso, superiore alla media, grazie al fatto che ho frequentato le donne. Quindi, ma la sua sensibilità va ancora oltre. Come sono le donne che rappresenta Zoya nell'ultima ritrattistica, negli ultimi quadri degli ultimi 3 anni? Sono donne maliarde, bellissime, perfette nelle forme. Le parlo, si vede che parlo con ammirazione, che ogni uomo vorrebbe avere accanto, che ogni uomo, cioè, che ogni uomo agogna, si ispira probabilmente anche all'Art Nouveau, la donna bellissima, flessibile, dai capelli meravigliosi, dal volto celestiale, idealizzata nell'Art Nouveau, quindi abbraccia anche quel tipo di esperienza, ma le donne di Zoya sono donne perfette, bellissime. Io non oso dire irreali, ma sono, perché esistono donne bellissime, ci mancherebbe, sono in alcuni casi michelangiolesche, e qui si vede anche la sua raffinatezza culturale relativa al secondo Rinascimento, siamo quasi al manierismo. Sono donne fatali. E poi usa quelle pennellate, si serve di quelle pennellate fluenti, meravigliose, con colori che spesso dall'interno verso l'esterno diventano colori cosmici. Si parte dai colori spesso caldi e poi dopo si raffreddano verso l'esterno. C'è anche l'uomo e il suo fisico muscoloso nel suo immaginario, un uomo tonico e una donna flessuosa, bellissima. L'uomo non è il protagonista principale delle sue opere, è la donna. L'uomo nella mente di Zoya completa la donna, non il contrario. Ecco, l'uomo completa la donna e grazie alla bellezza delle sue opere si giustifica anche l'atto sessuale, l'atto, no? L'atto è giustificato dall'amore. E quindi lei percepisce tutto questo. Ma non parliamo soltanto, ecco, guardate, forse è un po' nascosta quest'opera, ma io mi devo assolutamente spostare, perché questa è una delle più belle, ricca di triangolazioni, un'opera che si chiama, perdonami, Guarde Box. Harmony? Harmony, yes. Harmony, okay, sì. Non ricordo bene. Le defianze dovute all'età. Dunque, anche qui è la donna la protagonista, l'uomo dà staticità alla donna, la quale si flette in un modo incredibile, e l'uomo dà equilibrio, come potete vedere. Quindi è un'immagine sicuramente, potremmo anche dire erotica, ma non peccaminosa, non volgare. Ecco, perché a Zoya piace anche modernità della donna, ma vista, ripeto, con questo senso lirico di poesia. Quindi questa secondo me è una delle più belle opere. Poi abbiamo anche quest'altra in cui la donna suggerisce all'uomo di posare, di deporre le armi e di deporre l'elmo, di conficcare questa spada nel terreno. Cosa significa quest'opera? Significa, una donna trasmette, mi pare che si intitola, una donna trasmette. Significa che se l'uomo ascoltasse forse maggiormente le donne si eviterebbero tanti conflitti, il mondo sarebbe sicuramente migliore. E poi guardate, abbiamo qui 10 opere che Zoya ha realizzato, Zoya Sperstad, su invito del sottoscritto. E lo dico con emozione, perché sono opere dedicate a mia sorella, Norma Di Sandro, che fu la più piccola vittima del naufragio dell'Andrea Doria. Una bambina che morì, io non l'ho mai conosciuta, che morì a meno di 4 anni di età,
ecco, fu la più giovane vittima di quell'orribile naufragio. I miei genitori stavano su quella nave, io sono nato dopo, porto nel mio DNA questa triste vicenda. Zoya che cosa ha fatto? L'unica, devo dirlo, al mondo, e l'unica che ha dato una soddisfazione del genere, ha voluto rappresentare la breve vita terrena di Norma di Sandro, a cui ho dedicato 3 libri, ma l'ha fatto come se la mia sorella Angelo guidasse la sua mente, lo faceva di notte e ci collegavamo di giorno, dopo mi pare le 3 dopo la tua passeggiata, perché abbiamo degli stili di vita estremamente diversi. Quindi lei si collegava, io le davo qualche direttiva, ci confrontavamo, ma lei lavorava di notte e dice ancora sicuramente guidata dall'angelo Norma. Io non so chi di voi crede o non crede agli angeli, io ci credo tanto perché mi rendo conto che anche la mia vita, ma anche la sua vita e di chi le dedica un pensiero può veramente cambiare. Quindi mi emoziona. E poi si autoraffigura Zoya, guardate la tela centrale, abbiamo Zoya con il suo viso traslato negli anni, ma Zoya Spersa, signori, ha altri quadri, lei ha un buon rapporto con, ahimè, gli anni che passano per tutti quanti noi, cerca di tenersi ovviamente in forma, ma soprattutto è giovane mentalmente, e continua a viaggiare alto, a viaggiare, diciamo, nel mondo dell'arte. E poi, ripeto, potrei parlare all'infinito, ma non è il caso, più che altro perché, diciamo, ci sarebbe tanto da dire. Il mio catalogo, e non è stata una forzatura, di 158 pagine, un catalogo che diventerà, tra qualche mese, un libro digitale in 4 lingue, ce la metteremo tutta, in cui sono raffigurati quasi tutti questi quadri, poi ne aggiungeremo altri. Io, guardate, mi rendo conto che una persona, uno spettatore si può trovare disorientato perché la sua arte è flessibile, si adatta al periodo, diciamo, ai luoghi in cui ha vissuto, è un'arte che non si inquadra facilmente, però alcune cose ve le devo dire, mi dovete perdonare, perché sennò non riesco a far capire perfettamente. Dunque, in alcune opere c'è un ascente neosimbolismo, un simbolismo con contaminazioni stilistiche e linguaggi derivanti dal suo vissuto. E su questo non ci sono dubbi. Poi nel suo simbolismo c'è spesso una visione fiabesca, parlo della sua opera negli anni, non di quella degli ultimi 2 o 3 anni, quindi c'è una visione anche di tipo fiabesco. Ancora, il suo neosimbolismo è una nuova interpretazione del mondo. Non ci dimentichiamo che viene dal profondo nord, quindi, ripeto, c'è anche un naturalismo che lei è fortunata, Zoya Spersa, perché vive in Norvegia, in una zona dove non ci sono industrie praticamente, correggimi se sbaglio, una zona incontaminata, non è facile insomma trovare zone così belle, possiamo anche dire perfette, se non altro nella bellezza. In alcune opere si nota chiaramente Edvard Munch, in altre l'espressionismo tedesco, ma Zoya Spersa non fa mistero del fatto che la sua arte è nata quando era bambina, perché leggeva a Murmansk, leggeva le fiabe, leggeva libri coloratissimi, un po' come facevo anche io. Ecco, mi piaceva leggere questi libri con queste immagini meravigliose e spettacolari. Quindi la sua arte è nata in quel periodo, quando era piccolina. Ecco, in una terra durante la guerra fredda, dobbiamo dire anche questo, quindi proveniente da un'altra cultura. La sua personalità artistica è complicata, estrosa, dinamica, in costante evoluzione, inafferrabile a volte ed eterea.
interpreta il mondo con una velocità, ripeto, per un uomo è difficile stare dietro una situazione del genere, perché si sente veramente inadeguato con questa sua intelligenza dinamica oltre che riflessiva. Ecco, praticamente da oggi ufficialmente è la stella polare dell'arte, perché aiuta con la sua raffinata arte classica le persone disorientate a ritrovare la loro strada. Quindi chiediamo che venga consegnato questo. E fate anche un applauso sul video, perché questa non me l'aspettavate. Per le prime anche. Quindi la stella polare dell'arte, quindi artista internazionale con una mentalità internazionale positiva, e io mi sento di ringraziarti, perché grazie alla tua conoscenza anche io sono riuscito ad uscire da alcuni vincoli che diciamo che la vita è fatta anche di quello, che mi tenevano ben stretti. Tu mi hai fatto viaggiare con la mente, mi hai aiutato a sconfinare, ecco, e non avrei mai immaginato, e concludo veramente, ma che dico, 4 mesi fa di stare qui, non avrei mai immaginato che tu avresti dedicato, quando ci siamo conosciuti, dei quadri a mia sorella, hai onorato la sua memoria, non avrei mai immaginato che anche stasera i tuoi contatti sarebbero ampliati ancora di più, l'abbiamo già visto, hai già delle commissioni da persone diciamo che apprezzeranno la tua arte, e questo è il bello della vita. Se vuoi ringraziare, bravo. Grazie Zoya per avermi dato questa opportunità. Sorriso. Mamma. Vai Daniele. Mamma. Facci vedere chi sei. Tutta la famiglia reale, eh? Sì. Tutto. Ecco qua. Piccole bestie. Piccole pesti reali.